Punteggio 15-11 per Jacopo Pratesi in questo mosetto, attacco vincente di Alice Gradini. Siamo praticamente sul 12-15. Abbiamo risolto anche i problemi con l'audio, allora recuperano ancora Frasca e Gradini. Siamo al cambio campo, primo set di questa finale femminile qui a Maccarese, 15-13 per l'Atleti con la canotta arancio. State sotto anche di 4 punti, poi 3 punti sul 12-9 al timeout tecnico. Ed ora 13-15, primo set. Palla è lunga di Federica Frasca, arriva il punto numero 16 per l'atleta con la canotta verde, Alice Aco e Alice Pratesi. Va Pratesi al servizio. Dopo un inizio di battute sulla Pratesi, l'atleta con la canotta arancione ha deciso di battere sulla Aco, però è impegnata al contrattacco. No, perché di seconda intenzione non ci pensa su Alice Pratesi e con le nocche la manda dall'altra parte, siglando il punto numero 17 e di nuovo il massimo vantaggio nel corso di questo primo set, 4 punti. Pratesi al servizio su Gradini, si sposta la frasca dal centro, Gradini picchia forte, l'uscita è tardiva della Pratesi a muro e arriva il punto numero 14, siamo 14 a 17. Nel frattempo la finale per il terzo posto, molto combattuta, vedremo aggiornamenti tra pochi. Allora la Eaco, l'alzata di palleggio sulla Pratesi, con il dink, però la tiene viva ancora la Gradini, Frasca di seconda intenzione, si gioca ancora, e poi di seconda madre è uscita di un non nulla, questa palla della Pratesi ha fatto una magia, seconda intenzione con la mano sinistra ad illudere l'intervento difensivo avversario, ma la palla è uscita e quindi si riparte con 15 per l'atleta in canotta arancione, 17 per l'atleta in canotta verde. La palla è ancora out, stanno sbagliando tantissimo in questo primo set, soprattutto al servizio Frasca e Gradini. Eaco. Gradini passa al contrattacco con le nocche, millimetrico il suo colpo, si portano a meno 2, 16-18. Frasca al servizio, palle out. 19-16. Cambio campo. Andiamo nella rush finale del primo set. Sono state sempre avanti le atlete con la canotta verde. Va Alice Pratesi al servizio. Di nuovo sulla Gradini con le nocche, punto numero 17. Abbiamo detto un cammino veramente lineare per queste due coppie, esattamente Alice Ago e Alice Pratesi hanno battuto in semifinale Allegretti Toti per 2-1. Ago con le nocche va a segno. Firma il punto numero 20 ed è un punto importante perché è set point. 20-17 Ago al servizio. Rush finale, anzi finito il primo set, finale terzo posto. Allora Ago, però concentriamoci su questo set point. Gradini dal centro, l'uscita della Pratesi che poi incrocia dietro.
con mano aperta la palla cade nel campo avversario, punto numero 21, 21-17, si conclude il primo set 1-0 per Tesi e Aco, che hanno disputato un torneo a Roseto così così, ma si stanno riprendendo disputando una 2 giorni fantastica qui a Maccarese, a 2 passi da casa, loro che si allenano a Beach Volley Academy con Daniela Gattelli, esattamente a Ostia. Dicevamo, hanno battuto 2-1, 21-18, 18-21, 15-9 Allegretti e Toti, e poi hanno battuto ai quarti di finale Bertozzi Luca 2-0, 21-16, 21-17. È un posto per Bertozzi Luca un po' così inaspettato, un quinto posto assieme a Ceracchi Langellotti, Belliero Piccinin Stacchiotti, Fontana Mengaziol, e dopo aver vinto le prime due appuntamenti a Roseto degli Abruzzi e a Viareggio, sono dovute accontentare, diciamo così, del quinto posto Jennifer Luca e Nicole Bertozzi. Prossima tappa, esattamente il 16 e 17 di luglio a Cervia, che è la quarta tappa del tour. Dopo 8 tappe si andrà a disputare l'1 e 2 di ottobre Gran Galà, Gizzeria, al Cool Bay, poi la settimana dopo il King of the Court a Vasto, per chiudere di fatto la stagione estiva, anche se saremo in pieno autunno. Allora, Leonardi Balducci 1-0 su Allegretti Toti 21-19 nel corso del primo set, dunque 1-0 per queste due atlete. Si riprende la finale per il primo posto con Alice Aco che continua a martellare da tutte le posizioni del campo, ed è 1-0 per loro. Sbagliando veramente pochissimo Alice e Aco in questo match, dicevamo un cammino così così nelle tappe precedenti, hanno trovato continuità, ma come del resto anche lo scorso anno, dopo il rientro della Pratesi dagli Stati Uniti, misero un paio di tornei per ingranare, così è, e al terzo squillo andarono a segno. Vediamo se sarà così anche in questa stagione. Nel frattempo 1-1 con Alice Gradini al servizio. Ricordiamo Gradini anche grandissima giocatrice da indoor, a Bollerò come frasca. Rambotta della Pratesi sul diagonale a riconquistare la battuta 2-1. Federica Frasca compie gli anni oggi. La facciamo tanti tanti auguri. C'è anche l'altra sorella più grande che gioca di consueto a beach volley, e loro insomma sono solite Pratesi, pardon, Gradini e Frasca a disputare anche altre tappe dei circuiti italiani. Nel frattempo Eago in contrattacco senza muro, affonda il colpo sul lungolinea, c'è la difesa di Gradini che è a filo, la tiene la Eago, la palla rimane lì, poi la Pratesi elusa dell'intervento della palla sulla rete, non riesce a tirare su e c'è un bel due pari. Iaco, buona ricezione, l'alzata in palleggio, passa al contrattacco, però c'è la figura della Frasca che ora lì da una zona intermedia non va però a chiudere. Pratesi affonda il colpo, non c'è nessuno e piazza un attacco imprendibile. Si riportano avanti sul 3-2 quando non c'è nessuno, poi se la ride la Iaco, insomma ovviamente non è per confronti l'avversario, ma per elogiare la sua socia. Quando in quella posizione la palla è arrivata dietro, non c'è nessuno a muro, la piazza lì forte sul diagonale, sul suo colpo preferito. Iaco che va al servizio sulla gradina, riceve come può, con la palla è un po' staccata. Allora qui è un pasticcio della Pratesi in difesa perché aveva la palla sulle mani, sullo stacco, una palla non imprendibile, però è 3 pari. Gradini al servizio.
palla non passa e allora siamo praticamente al cambio campo sul 4-3. Alzata per la Gradini, un po' staccata, poi va a segno, 4 pari. Iago passa al contrattacco con la sua del net, c'è la difesa, non passa l'attacco della Gradini, meglio lo shot della Gradini, siamo 5-4. Frasca, ricezione, poi chiama una palla incrociata, senza muro l'uscita della Pratesi, per due volte non riesce questo gioco, 5 pari. Pratini, sulla Pratesi, cambio obiettivo, vediamo se piazza al diagonale, sì, stavolta però l'apertura non è delle migliori, cambio in corsa. 6-5. Gradini al servizio sulla Pratesi, buona ricezione sul diagonale, affonda il colpo, parità 6-6. Finale maschile sarà tra Lupo Casellato e Marta Margaritelli che hanno vinto il precedente appuntamento al Rosetto degli Abruzzi. Mentre Lupo Casellato hanno vinto il primo appuntamento a Viareggio, quindi sarà veramente una sfida a chi andrà avanti anche in classifica. Nel frattempo con l'ausilio del net va a segno, Alice Pratesi tornano avanti 7-6. Sulla frasca, stanno cambiando obiettivo in battuta, Iago sul diagonale, la difesa contro il muro della Gradini, piazza uno shot impedibile, piccolo break, cambio campo 8-6 per l'atleta con la canotta verde. Palla corta della Pratesi a cercare la Gradini, buona ricezione, si stacca la Pratesi, ancora sull'uscita, niente, non riesce all'uscita della Pratesi di conquistare il punto, allora siamo sul 7-8. Gradini al servizio. Palla sembrava lunga, però la Iago la prende lo stesso. Palla attaccata, grande difficoltà, si continua a giocare. La Gradini, palla a filo, la gran difesa della Iago. L'alzata della Pratesi è precisa e poi prende una murata incredibile. 8 pari, ed è bellissima questa partita perché è punto su punto. Gradini al servizio. Frasca, seconda intenzione con l'ausilio del net, cambio in corsa 9-8 per l'atleta con la canotta arancione, l'ho preso un parziale praticamente di 3-0, 8-6, 9-8. La palla non passa, di nuovo parità, 9-9.
Iago al servizio. Pratini, ricezione laterale e poi va al contrattacco. Stavolta l'uscita della Pratese è buona. Vediamo, non c'è muro. La piazza lì, ci arriva la frasca. Si tira su prontamente. Palla a filo, gran botta alla Iago. Ma Pratesi continua a giocare. Buona difesa, mani alte della Gradini. Ormai non si va più a muro. È una botta e risposta tra attaccanti e difensori. Con la sua del net va a segno Alice Pratesi. E tornano avanti 10-9. Bellissimo questo scambio. Strepitoso in questa terza tappa del Biber Bank BBC Italia Tour. Allo spettacolo qui all'Acqua e Sale di Maccarese in rigorosa diretta sul canale YouTube della BBC. 19 time out. Ben 8 tappe, 6 regioni lungo l'Italia, escludendo ovviamente il Master e il King of the Court. Altrimenti sarebbero 10 appuntamenti in 7 regioni d'Italia, includendo ovviamente anche la Calabria. Ormai si viaggia su location storiche e altre che hanno fatto per l'Italia Tour e poi altre che sono veramente delle abitué nel beach volley, quando si parla di beach volley nazionale, tipo Roseto degli Abruzzi, che ha ospitato per tanti anni anche il World Tour. Nella capitale si deve venire perché c'è tanta affluenza, e allora via al sud con Gizzeria, con Otranto, per non parlare dell'Emilia Romagna, con Cervia o anche Cesenatico, che ormai meta da 2 anni delle finali delle Club Series, dove è uno spettacolo unico con 1200 persone, 1000 giocatori, tantissime partite. Attenzione perché non è time out normale, ma dovrebbe essere time out medico, visto che arriva il fisioterapista in campo e anche l'arbitro si avvicina ad Alice Gradini, anche il supervisor. Quindi non è un time out normale, ma un time out medico. Ne siamo accorti solo vedendo l'ingresso in campo del fisioterapista, e prontamente il nostro Sir Deco ha chiamato l'intervento. Allora, ci vogliono i classici 5 minuti per capire se si potrà riprendere a giocare oppure no. Però vediamo, no, non è sì, la Gradini. Alice Gradini probabilmente sta massaggiando lo stomaco, la parte inferiore o la pancia, quindi vediamo se è un problema muscolare o altro. Si attende sul 9-10 del secondo set, timeout medico chiesto da Alice Gradini. Sta facendo ombra, problema forse allo stomaco, giramento di testa, bisogna capire.
Davide Chiappini, il coach, sta lì. Vediamo se poteva riprendere a giocare, ce lo auguriamo, ovviamente che stia bene. Il tempo sta andando avanti, la finale per il terzo e quarto posto, dove praticamente Leonardi e Balducci sono avanti 13-10 contro Todi Allegretti, ora 11-13, hanno vinto anche il primo Leonardi e Balducci. Vediamo, manca l'ultimo minuto, bisogna capire se riprende a giocare oppure no. Alice Gradini nel frattempo si è alzata, questo fa bene a sperare. Siamo sul 10-9, il corso del secondo set, avanti a Copratesi, hanno vinto anche il primo, 21-17. E dunque si può riprendere per fortuna. Si riprende con il servizio della Pratesi sulla Gradini, che piazza un colpo forte sul diagonale. 10 pari. Frasca al servizio. Pratesi. Stata della Iaco a filo, la Pratesi, cash shot di quelli millimetrici, 11-10, si fa il time out tecnico, avanti di uno, tengono il trend soprattutto in side out. Nel frattempo si stanno scaldando anche le coppie della finale, terzo e quarto posto maschile. Giocheranno su un campo laterale, stiamo parlando di Bottai De Stefano, Terranova De Luca, semifinali maschili che sono terminati 2-0, Casellardo Lupo su Bottai De Stefano, 21-19, 21-19, Marta Margaritelli, vittoria 2-0 su Terranova De Luca, 21-17, 21-18. Giocheranno su un campo laterale, stiamo parlando di Bottai De Stefano, Terranova De Luca. 16-15 tornano avanti invece sul campo numero 2 le Campionesse d'Italia, Todi Allegretti, 16-15, si torna in campo invece sul centrale per la finale primo e secondo posto. Gradini, eccezione contrattacco, palla sulla linea, data sempre a segno Alice Gradini dopo il time out medico, 11 pari, buon per lei, buon per la coppia, punto su punto. Gradini al servizio su Iaco, una palla avanti, crossover, palla in campo.
12-11, sembra tutto facile da qui. Cambio palla molto regolare per loro. Pratesi, palla corta a cercare i gradini, come può. Poi attacca Vincente, palla lì dove non può arrivare nessuno, è a metà strada la Pratesi, tra un muro e un'uscita. 12-12. Frasca al servizio su Iaco, di nuovo il muro davanti, piazza un colpo sul diagonale imprendibile. 13-12, dopo il time out medico si è andati avanti praticamente punto su punto, quindi adesso è una fase di stallo questa del match, come del set. Vediamo chi prenderà il break. Gradini picchia forte, Iaco può solamente toccare la palla in difesa. 13-13. Gradini al servizio. Picchia forte, Iaco può solamente toccare la palla in difesa. Palla sulla Pratesi stavolta. Vediamo che fa, picchia forte, no? La prende veramente malissimo. Break, 14-13. Anche chi sbaglia meno va avanti, l'altra coppia ovviamente, quindi è anche importante questo. E di nuovo si va sulla Pratesi con il Dink, ci arriva la frasca in qualche maniera. E Iaco passa al contrattacco preciso sulle linee, Alice Iaco, 14 pari. Si va al cambio campo, bellissima partita comunque, bellissimo, ma è importantissimo anche il cambio palla della Iaco. Punto su punto di nuovo. Ora vediamo, vanno praticamente, anche se il vento è poco, sul campo buono l'atleta con la canotta arancione, ma la Pratesi pesca il jolly, tornano avanti. 15-14 con l'ace, grazie all'ausilio del net da parte di Alice Pratesi, che va di nuovo al servizio. Volta una battuta corta, cercare la frasca, la palla torna nel proprio campo. Iaco, palla alta, filo, mani out, picchia forte sulle mani, sulla mano esterna della Gradini, ed è break, 16-14. Nel frattempo sul campo numero 2, 19-18, torna avanti la Leonardi, e questo è un errore che costa il quindicesimo punto alla Pratesi, o meglio consegna il quindicesimo punto alle avversarie. 15-16. Frasca al servizio. Il 20-18, palla match sul campo numero 2. Nel frattempo la Iaco praticamente taglia un colpo incredibile, un cut shot di quelli fenomenali. 17-15, la Leonardi va a servizio, questo è match point, la palla non passa, terzo posto, dunque vincono e salgono il terzo gradino del podio Leonardi Balducci, che hanno battuto un doppio 21-18 le campionesse d'Italia Allegretti Toti, scuola Allegretti Toti, con la Luca Tomassi, quindi Urban Beach. Nel frattempo time out sul campo centrale sul 17-15 per Iaco Pratesi. Passa il servizio di Alice Iaco, consegna il punto numero 16 alle avversarie. 16-17, attenzione perché entriamo in una fase calda del match, ovviamente del set, il secondo. Gradini
sulla Pratesi, prepara la rincorsa, la palla è alta su questo lungo linea, ci arriva la Frasca come un fulmine, grande contrattacco e non ci arriva la Pratesi dopo la difesa della Iaco, è tutto da rifare, 17-17, difesa e contrattacco per la Frasca, tanto di cappello, continua a giocare, Gradini al servizio, Pratesi, ora presa di mira, palla un po' più corta, la picchia forte, money out il secondo consecutivo, 18-17, si va al cambio campo, avanti di una lunghezza. Alice Pratesi al servizio. Su chi batte, se va sulla Frasca o sulla Pratesi, va a battere nel mezzo forte, grande alzata della Frasca, la Gradini così o del net, ci arriva la Iaco, si continua a giocare, guarda dall'altra parte, non c'è nessuno lì dove non può arrivare nessuna delle due, e arriva il punto numero 18, un punto importante questo, un punto importante, lascia finale adesso. Due punti per conquistare la tappa di Maccarese, due punti per andare in parità. Frasca si cambia obiettivo ed è un orologio in questa fase. Federica Frasca, 18-19, non è finita. Si va fino alla fine, fino al punto numero 21, si lotta. Frasca al servizio, ovviamente di nuovo sulla Pratesi. No, nella zona di conflitto, ma è lungo ed è un errore che costa caro, scusate, perché arriva praticamente il punto numero 20. 20-18, due match point, due palle per conquistare la tappa di Maccarese. Frasca la sbroglia così, 19-20, annullata la palla match, hanno deciso di battere sulla Frasca. Adesso Gradini al servizio. Andando di nuovo sulla Pratesi, Gradini, palla corta a cercare la Pratesi, che carica il colpo, picchia forte, la palla è out, si mangiano due palle match, Iago e Pratesi, 20 pari, andiamo ai vantaggi. Quella sulla Pratesi, vediamo che fa, adesso la palla è a filo, palla è mani e out, terza palla match, 21-20, match point, championship point, Liceago al servizio. Cercare la Gradini, passare al contrattacco, positivo. 21-21, si va al cambio campo. Sulla Pratesi, problemi di ricezione, come può la manda di là, attenzione, Gradini si stacca, 22-21, palla set, time out, Pratesi Iaco. Torna in campo, 22-21, palla set, Frasca, Gradini.
Fratesi. Gioca sulle mani del muro, si continua però a battagliare, la risolve lì la Eaco. 22 a 22. Eaco al servizio. Va sulla frasca, strada della Gradini, rimane lì alla Iaco. 23-22. Fratesi, passa al contrattacco, c'è la frasca, Gradini l'alzata, la piazza lì, la difesa di Iaco. Iaco poi ci arriva di nuovo la frasca, senza muro, valle out. Quindi è di nuovo parità, 23 a 23. Fratesi al servizio, picchia forte sulla Gradini, si stacca la Fratesi, c'è la Iaco, Fratesi, la Iaco si rialza, piazza un colpo imprendibile, Alice e Iaco, 24-23, quarta palla match. Fratesi al servizio. Palla corta, c'è la frasca con le nocche, anche qui un dink stupendo, 24 pari. Frasca al servizio sulla Pratesi. Picchia forte senza muro, lì nella zona dove non c'è nessuno, di nuovo match point 25 a 24, sono 5 ora le palle match. Cambio campo. Frattempo, al termine della partita, il tempo necessario per alzare la rete ed è di nuovo pagare con la finale maschile. Frasca. Picchia forte lì dove non c'è nessuno, è andata a incrociare sul lungolinea la Iaco, 25 pari. Gradini al servizio. Palla corta, vediamo la Iaco se va di seconda, no, la sua finta. C'è la frasca in difesa. Passa al contrattacco, la palla è out, uno dei pochi errori di Federica Frasca in questa partita, 26-25, 6 palle match, sesta palla match. Fratesi al servizio. Su Gradini. Palla corta. Gradini. Ventisei pari. Frasca al servizio. Palle out. 27-26. Settima palla match. Iago al servizio. Va a picchiare sulla frasca. Gradini di seconda, la mette giù. 27 pari. Gradini al servizio. Net, ma c'è la cessione della Pratesi. Passa al contrattacco, la palla è out. 28-27.
Piradini al servizio. Passa al contrattacco, la palla è out. Quella sulla Pratesi. 8-27. La palla in campo, non la dà la palla a set. Abbiamo perso anche un po' il conto. 28-28. Cambio campo. Pratesi al servizio, palla corta sulla Gradini di nuovo, poi un po' di incertezza a muro della Pratesi e piazza un nuovo punto, 29-28. Iago, attacco che in cui ci arriva la frasca, attenzione la frasca, shot line in campo, 30-28, si conclude il secondo set infinito dopo 7 palle match ed è 1-1. Cioè perché al centro del campo di nuovo, allora stavolta è Federica Frasca, stavolta è Federica Frasca, vediamo se anche lei stomaco o molto caldo, quindi magari anche un colpo di calore, un colpo di sole, oltre che magari potrà essere anche un guaio muscolare, vediamo, c'è il fisioterapista, c'è il supervisor.
un crampo per Erika Frasca, sta mangiando la banana e quindi recuperare potassio, sta integrando con liquidi e poi l'intervento del fisioterapista. Torna in piedi. Si può riprendere questa finale. Terzo set. Si ricomincia con il servizio dell'atleta in canotta verde, sono sul campo buono, quello più lontano, con Alice e Aco in battuta. Si parte con Frasca, secondo attacco di Gradini e Aco con le nocche, palla out, 1-0. Frasca al servizio. Picchia forte, Pratesi. Passa al contrattacco sul lungolinea 1-1. Pratesi al servizio. Col net, la palla non cade, brava la Gradini. Piazza uno shot, la difesa della Pratesi che passa al contrattacco, il dink, la mano della Gradini a dire no, 2-1. Sono partite molto bene, Frasca e Gradini. Poi si sta discutendo, la Iago dice guarda Alice mentre scendevi hai preso la rete. Dice guarda è palese, insomma stanno discutendo, la Gradini dice guarda c'è l'arbitro. Vediamo se si accordano per una contesa oppure per un colpo vincente della Gradini. Vediamo contesa, si darà contesa, quindi leviamo il punto, siamo 1-1 allora. Pratesi al servizio, problemi di eccezione per la Gradini, la palla se ne va, Frasca la chiude lì, anzi, perdono, la Pratesi la chiude lì, 2-1. Ancora Pratesi sulla Gradini, palla stavolta uscire, la tiene come può, il passo e poi lo shot vincente. Due pari. Frasca. Iaco, una palla avanti la Pratesi, picchia forte la difesa della Frasca, si aggiusta anche la visiera, passa al contrattacco Federica Frasca, 3-2, cambio campo. Frasca.
sulla Iago. Stata precisa lo shot millimetrico da parte di Alice Iago, parità 3-3. Partita oltre l'ora di gioco, incredibile, siamo ancora nel terzo set. Frasca esce bene da questa situazione, punto numero 4. Frasca, perdono, scusate, la Gradini al servizio, Fratesi, guarda dall'altra parte, piazza un calciot imprendibile, punto su punto, 4-4. Pratesi va sulla Gradini, stata precisa, palla a filo su lungolinea, c'è la Iago che passa al contrattacco, la palla aperta su lungolinea, poi quando chiama e strilla Alice, poi dobbiamo capire se strilla a se stessa o strilla per incitare la compagna. Cambio in corsa, 5-4, Iago Pratesi. Pratesi va al servizio sulla Gradini, poi picchia forte sul diagonale, c'è la difesa della Iago che si scatta prontamente, si rialza, piazza un colpo imprendibile, 6-4, cambio campo, break firmato Alice Iago. Quattro, partita infinita, siamo praticamente a 1:10 di gioco. Pratesi net, palla esce di un non nulla, 5-6. Frasca va su la Pratesi, lungolinea, va a segno, punto numero 7, 7-5. Frasca, seconda intenzione, la Gradini, se la guarda un po' la Pratesi questa palla, punto numero 6, 6-7, se non se l'aspettava questo colpo. Gradini al servizio, Pratesi, ma dal contrattacco va sulle mani del muro, non ci arriva la Frasca, 8-6, metà set. Palla abbondantemente out, 7-8, cambio campo. Arriva ancora un punto direttamente dal servizio, 8-8, tutto da capo. Arriva ancora un punto. Pratesi
al contrattacco, picchia forte sulle mani avversarie del muro ovviamente della Gradini. 9-8, tornano avanti di 1. Frasca, chiamata al contrattacco, palla corta, lo shot è preciso, 9 pari. Gradini al servizio. Partita infinita. Net, poi la palla cade nel campo avversario. 19, break con questa battuta rotante un po' sul net, sul campo buono, non vento contro. Allora si va ancora con Alice Gradini. Si alza il vento, buona eccezione della Iaco che passa al contrattacco. Sul lungolinea c'è la difesa della Frasca, palla a filo senza muro, net, palla cade il campo avversario. 11-9, cambio campo, break fondamentale, Gradini Frasca, parziale 3-0. Continuano allora a giocare, Iaco, palla imprendibile, questo shot, 10-11. Ace di Alice Paratesi. Punto direttamente al servizio, siamo praticamente di nuovo in parità, 11-11. Gradini, recezione, passa al contrattacco, palla a filo, non tiene il muro della Pratesi, 12-11, punto su punto. Frasca, cambia posizione adesso, vediamo su chi va, vento a favore, Pratesi con le nocche, può solamente toccare la palla, la Frasca in difesa, 12-12, ottimamente portato questo colpo con le nocche da parte di Alice Pratesi, nel frattempo si scaldano i 4 della finale maschile, campo buono per le due Alice, l'uscita stavolta c'è della Pratesi, passa al contrattacco, picchia forte, ma c'è anche la difesa della Frasca, rimane lì, si gioca con il net, e Ago chiama la sua compagna, senza muro, affonda il colpo, 13-12, altro break, break e contro break, sotto 12-11, crampo per la Pratesi, vediamo se siamo al terzo tempo medico, vediamo, 13-12, Pratesi e Ago, vediamo se si chiama intervento del fisioterapista, arriva anche la banana portata dalla Frasca, questa è una scena molto, molto carina, molto suggestiva, insomma recupero di potassio, cioè servita a me, adesso può servire a te, no non serve il fisioterapista, si rialza la Pratesi, però bellissimo il gesto di Federica Frasca. Iago al servizio. Nel secondo set annullate ben 7 palle match, incredibile. La Iago. Siamo nella rush finale del terzo set. Dopo un'ora e 15 minuti di gioco. Con due tempi medici. Frasca, c'è Iago in difesa. Passa al contrattacco. Shot imprendibile. Cosa ha fatto Alice Ago,
due palle match, sarebbero in totale 9 time out ovviamente. So, questa è l'ottava. Sono l'ottava palla match questa. Quattordici, dodici. Quattordici, dodici. E Ago al servizio sulla frasca, annullata l'ottava palla match. Time out. Torna in campo, ottavo match point, Fratesi e Ago. Vediamo questa palla lì nel mezzo, la picchia forte, la cima del net, c'è la difesa, Frasca, la difesa, ma se ne va, annullata anche questa. Fratesi con le nocche di seconda, ci arriva la Frasca, piazza uno shot, arriva la Fratesi, si continua a giocare. Con le nocche la palla è out, la palla è out, con le nocche la palla è out, incredibile. 15-14, arriva la palla match per Frasca Gradini. Gradini al servizio, Fratesi, picchia forte, annullata la palla match, 15 pari, cambio campo. Si va con Fratesi al servizio, 15 pali su Gradini. Gradini palla in campo, 16-15. Frasca net e contro net, ci si crede, parità, nulla dalla seconda palla match.
e Agonet. Frasca picchia forte, 17-16, terza palla match. Iago la prende, Fratesi manda out, incredibile, 18-16, si conclude il match, vincono questa tappa di Maccarese, Alice Gradini e Federica Frasca, e si fa anche un bel regalo di compleanno dopo 9 palle match annullate. Rimanete con noi perché tra pochissimo la finale maschile, Lupo Casellato, Marta Margaritelli.
Alessandro Mata.
Ben ritrovati, buon pomeriggio di nuovo dallo stabilimento Acque e Sale di Maccarese per la finale maschile di questo terzo appuntamento del Viverbank BBC Italia Tour 2021, terza edizione assieme all'Associazione Italiana Beach Volley Club, settima edizione assieme al Viverbank, questo connubio che si è instaurato dall'inizio, e siamo qui a due passi dalla capitale, dove stiamo per raccontare la finale maschile. Da una parte i vincitori di Viareggio, Andrea Lupo e Tommaso Casellato in canotta oro, raffigurati anche nel pallino giallo, simbolo ovviamente oro. Dall'altra parte i vincitori della tappa di Roseto degli Abruzzi non perdono praticamente da quasi due tornei. Stiamo parlando di Alessandro Marti e Francesco Marcaritelli, direttamente dall'Umbria. E si può cominciare il match. In bocca al lupo a entrambe le coppie. Tommaso Casellato con le nocche, cambia mano. Marcaritelli, ci arriva Lupo. Marta chiama una palla dietro, picchia forte. Primo punto per loro di questo match. A 0, Marta Margaritelli con Alessandro Marta al servizio, palla out, 1-1. Bellissima l'intervista che abbiamo realizzato ai due vincitrici, che potete seguire su Cusano Italia TV nella giornata di martedì alle ore 11:30, oppure anche su YouTube, sia sul canale delle BBC sia sul canale appunto di Cusano Italia TV. Picchia forte Marta, cerca e trova il money out, 2-1. Hanno detto l'amicizia è quell'elemento che ci contraddistingue, ovviamente Frasca Gradini, ci abbiamo sempre creduto, abbiamo una strategia, abbiamo mantenuto la calma, la lucidità, la freddezza, tanta continuità anche in cambio palla, due pari nel frattempo. Questa è stata la ragione della nostra vittoria, parole bellissime. Poi Frasca, insomma, si è fatta un bel regalo. Proseguiranno con tappe di livello nazionale. È veramente stata una finale bellissima. Un'ora e venti di gioco, è stato qualcosa di incredibile. Casellato, picchia forte, money out per lui. Siamo 3-2. Margaritelli, presa di Lupo, il muro di Marta, tiene, poi non riesce Margaritelli a spedire di là della rete il pallone, 4-2. Casellato su Marta, picchia forte sul diagonale, 4-2, primo cambio campo. Marta al servizio sul Lupo, lungolinea, c'è Alessandro Marta. Salta di Margaritelli, passa al contrattacco, sempre su lungolinea, lì dove non può arrivare la difesa degli atleti in canotta oro, e allora siamo praticamente sul 4 pari. Marta, Casellato di seconda, in tuffo, Marta non ci arriva, 5-4, inizio combattuto, equilibrato. Marta di seconda, Lupo in tuffo, quasi in controtempo, ma la tiene su, passa a contrattacco, Andrea Lupo 6-4.
sta facendo cadere un pallone. Picchia forte sul diagonale Margaritelli, scarica il contagiri sul diagonale, siamo praticamente 6-5, o meglio 5 per gli atleti con la canotta blu. Passa l'attacco di Lupo, parità 6-6. Lupo sul diagonale, la difesa di Margaritelli, poi come può una mano Margaritelli dopo l'intervento prodigioso di Marta, ma ancora Margaritelli una mano, doppio miracolo da parte sua, e poi Lupo di prima, palle out di pochissimo, che spettacolo, che gioco, 7-6 Marta Margaritelli. Lupo sul diagonale gira una palla imprendibile, 7-7 cambio campo. Casellato, il suo servizio va su Margaritelli, picchia forte il muro di Casellato, 8-7. Sette nove. Casellato al servizio sul 9-7. Lupo. Sada rimane un po' lì a Casellato, va sul diagonale. Margaritelli picchia forte, non tiene Lupo. Il punto numero 8, 8-9. Marta riceve bene Lupo, poi passa al contrattacco sul diagonale, il muro di Margaritelli, Lupo fa buona guardia e poi passa al contrattacco da un lato all'altro, ed è 10-8, piccolo break questi due atleti che mantengono il vantaggio. Margaritelli brucia bene il colpo, 10-9.
Margaritelli al servizio. Ace, parità 10-10. Margaritelli va sul lupo, che è una palla larga, muro di Marta, ma si continua a giocare con le nocche. Margaritelli ci arriva, grandissimo spettacolo dei due, palla tagliatissima, palla out, 11-10 al timeout tecnico, lupo casellato. Marta, contrattacco sul diagonale, va a segno, parità 11-11. Margaritelli in attacco sul diagonale, va a segno, 12-12. Lupo, suo dink, come può Marta l'alzata e Margaritelli la manda di là. Poi la tocca a Marta questo attacco di Casellato, botta di botta, batti ribatti, scusate. Poi Lupo la piazza al lido, non può arrivare nessuno per il punto numero 13, 13-12. Margaritelli va a segno, 13 pari. Lupo,
poi Casellato di seconda, ma c'è Marta che le prende praticamente tutte. Lupo su lungolinea, difesa e poi passa al contrattacco. Margaritelli, scambi infiniti. Queste due coppie riconoscono molto bene. Poi Casellato fa danzare la palla sul net, alla fine cade dall'altra parte. Punto numero 14, 14-13. Casellato sul diagonale, Margaritelli, la difesa di Lupo, passa al contrattacco, ma la spara out, cambio campo su 14 pari. Timeout Lupo Casellato. Torna in campo, 14 pari nel corso del primo set. Margaritelli al servizio. Palla non passa, 15-14, Lupo Casellato. Margaritelli, picchia forte sulla figura di Andrea Lupo, che replica sul diagonale, va a segno 16-14. Lupo pesca una traiettoria, una traccia imprendibile per Margaritelli, ricezione 17-14, timeout, gli atleti con la canotta blu. Torna in campo Lupo al servizio su 17-14. Lupo
tu fa il servizio. Marta dall'altra parte prende in controtempo Lupo ed è 15-17. Lupo, stata di Casellato, passa Lupo al contrattacco, la palla è in campo, 18-15. Margaritelli, mani out, picchia forte sulle mani del muro di Casellato, realizza il punto numero 16, 16-18. Sezione di Lupo, passa al contrattacco. Un dink, ci arriva Marta a Garitelli, come può? Allora ricostruzione per gli atleti con la canotta oro, questi scambiano perché Casellato va picchia forte, ma c'è il muro di Marta a dire no, 17-18. Lupo picchia forte ancora sulle mani di Marta, che poi non riesce ad andare troppo, diciamo, indietro, no, per prendere questo pallone in uscita. Ha fatto una cosa egregia a muro, mancato veramente poco, grandissima condizione da parte di questi due atleti. Lascia finale del primo set 19-17, Lupo Casellato. Alla corta su Margaritelli, Marta di seconda intenzione, piazza il colpo vincente, punto numero 18, 18-19. Va Marta al servizio. Lupo cerca e trova il colpo vincente in attacco, punto numero 20, 20-18, palla set, Lupo Casellato. Cerca il jolly che non trova, Casellato al servizio, 19-20. Lupo 21-19, si conclude il primo set 1-0, Lupo Casellato. Thank you.
Non in campo per il secondo set. Lupo e alza per Casellato che va a segno. Uno a zero. Lupo passa la difesa, va al contrattacco. Fall out 3-0. Lupo, seconda intenzione, Casellato affonda il colpo, 4-0. Partenza lanciata dei due. Time out subito per Marta Margaritelli. Torna in campo 4-0 nel corso del secondo set. Fallout di Lupo 4-1. Lupo, ricezione, passa poi al contrattacco, mani e out, 5-1. Tommy Casellato al servizio. Marta se la trova lì tra le mani, fa una cosa incredibile, poi sportività, perché Casellato commette infrazione a rete, allora la chiama, 5-2, cambio campo. Casellato, l'alzata è per Lupo, il dink, palla in campo, 6-2. Lupo,
picchia forte su Marta che la tiene come può, si rialza prontamente, picchia forte, grande azione questa di Alessandro Marta, grandissima condizione atletica, punto numero 3 per loro. Lupo sul lungo linea, ne sta sbagliando una Andrea Lupo, Casellato al servizio. Marta gioca sulle mani del muro di Casellato, punto numero 4. Non chiude, allora Marta, difesa e contrattacco, nocche contro nocche, ma una mano sale Tommy Casellato e piazza il punto numero 8, 8-4, dando regolarità al cambio palla. Lupo al servizio. Marta Margaritelli piazza uno shot imprendibile. Cosa ha fatto Margaritelli? Siamo oltre le due ore di gioco, insomma le due finali, ma ricordiamo che insomma la finale femminile è durata 1 ora e 20. Casellato, l'alzata per Lupo, Dink, ma c'è Marta che dice no. Cambio campo sull'8-6. Lupo. Va a segno alla fine Lupo con il dink, 9-6. Margaritelli, Sata e poi il suo cut shot preciso, punto numero 7, 7-9. Marta al servizio. Arriva l'ace. 8-9. Va Marta al servizio. Sta recuperando terreno la coppia in canotta blu, ma adesso arriva le rose al servizio per Alessandro Marta. 10-8. Va Lupo al servizio. Va a cercare ancora Margaritelli, gira il colpo sulla diagonale, lavora molto bene in extra rotazione, punto numero 9, 9-10, siamo alla fase di side out da una parte e dall'altra, quindi cambi palla preziosi. Adesso Margaritelli va a servizio, picchia forte, la palla va sul net, 11-11.
a 9 appunto l'interruzione di metà set. Margaritelli, Sadae, poi money out, andiamo, sì, la tocca Tommy Casellato, allora si va sul 10-11, time out tecnico. Si torna in campo, secondo set di questa finale maschile al tramonto qui allo stabilimento Acqua e Sale di Maccarese, sede della terza tappa del Viper Bank e BBC Italia Tour. Lo spettacolo è tutto qui, di fronte a voi gli atleti in canotta blu che sono sotto nel primo set e anche nel secondo 10-11, vogliono rimontare, dall'altra gli atleti in canotta oro, simbolo della leadership di tappa, essendo più, avendo più punti degli altri, hanno vinto il primo 21-19, stanno conducendo il secondo 11-10, al rientro Tommy Casellato assieme ad Andrea Lupo, metà set. Palla è out di Marta, 12-10. Margaritelli, suo attacco con il net, ma è buono, 11-12. Margaritelli al servizio sul Lupo, palle out, 12 pari. Quella sul Lupo, shot precisissimo, 13-12. Va Margaritelli a segno, parità ancora, 13-13. Dodici tredici, un Lupo al servizio. Può riprendere su 14-13 Lupo Casellato, Lupo, palla out.
Parità ancora, cambio campo. Lupo, eccezione, poi passa al contrattacco, il suo shot è preciso, millimetrico, ottiene il punto numero 15. Casellato al servizio. Di nuovo su Marta, tiene Lupo in difesa, poi passa al contrattacco, l'uscita di Marta da muro è buona, lui da solo, Tommy c'è, non è finito, e alla fine la palla non passa, se la ride in maniera ironica e arriva il punto numero 15, sono stremate le due coppie, il riuscitamento anche del pubblico presente, ma ovviamente stanno dando tutto per tutto gli ultimi istanti. Out. 16-15. Tocca le mani del muro, la palla di Margaritelli va a segno, parità, 16-16. Lupo, money out, 17-16. Margaritelli, Marta di seconda, c'è la difesa di Lupo. Con le nocche, Margaritelli, gran botta. Ed è ancora parità. Casellato, eccezione, passa al contrattacco, muro di Margaritelli, cambio in corsa, 18-17, cambio campo, data a muro lui e l'ha chiusa. Marta al servizio, su Lupo. Passa al contrattacco con il Ligma, grandissimo scivolo da muro di Margaritelli che passa al contrattacco, c'è Casellato, si lotta praticamente in un metro sotto rete, Casellato sulla lungolinea, Marta ci arriva come può, il nocche contro nocche, Lupo, ancora non è finita, e poi alla fine Margaritelli, la manda di là come può, scambio infinito, Marta, il suo shot incredibile, break sotto tutto il set. Alla fine vanno avanti di due, Marta Margaritelli 19-17, uno scambio infinito, bellissimo, qui a Maccarese, stabilimento Acqua e Sale. Stremati i quattro biceps, i quattro gladiatori di questa arena, time out richiesto dagli atleti in canotta oro.
con la camera che abbiamo prontamente recuperato. C'è 9:17, Marta Margaritelli. Ma Marta al servizio. Lupo picchia forte la difesa di Marta, poi passa al contrattacco Alessandro. Marta 20-17, palla set. Marta al servizio, Lupo, Tommy, palla non passa, 21-17, si conclude il secondo set e si va al terzo per decidere chi tra queste due coppie vincerà la tappa di Maccadese. Torna in campo per il terzo e ultimo set di questa due giorni infinita qui a Maccadese. Lupo Caselato che hanno vinto il primo 21-19, Marta Margaritelli hanno vinto il secondo 21-17, adesso è il terzo e decisivo parziale. E si riparte con Casellato in attacco, subito 1-0. Net, poi palla va di là, 2-0, Lupo. Lupo picchia forte, stavolta la palla va out. 1-2. Palla out di Margaritelli, 3-1. Casellato al servizio nella zona di conflitto, tiene Marta, passa al contrattacco, la palla è in campo, grande attacco di Alessandro Marta, 3-2, cambio campo. Al servizio Casellato va sul Lupo, l'alzata, l'uscita del muro di Margaritelli è positiva perché poi passa al contrattacco sulle linee, ormai stanno giocando sulle linee, 3-3.
picchia forte Tommy Casellato, palla sempre out, è in campo, si è mossa la linea, dice l'arbitro, dice vedi una parte ha toccato, quindi 4-3 di Lupo Casellato. Su Margaritelli, Sada rimane un po' corta, allora lo shot viene intercettato da parte di Lupo, quello di Margaritelli, che poi non riesce a raccogliere questo pallone attaccato alla grande da Lupo. 5-3. Matteo 5. Margaritelli al servizio. Lupo prende la murata da parte di Marta e siamo parità 5-5. Il 5 con la palla out di Margaritelli. Casellato al servizio. Margaritelli passa al contrattacco. Gran botta, Lupo come può, netto e poi la palla schizza via. 6 pari. Su lungo linea Marta la tocca ma Margaritelli non la riesce a tenere viva. 7-6. Va Lupo al servizio. Picchia forte su Marta che ha un braccio, la tocca, la manda di là, contrattacco Casellato, Margaritelli, stanno lottando su ogni pallone come leoni, ma alla fine il punto numero 8 è di Lupo Casellato, 8-6, time out, ho chiesto agli atleti con la canotta blu, Marta Margaritelli, ed è infinita questa partita. Lupo al servizio. Picchia forte su Marta. Passa al contrattacco Alessandro Marta, benissimo. 7-8, guarda dall'altra parte, piazza lo shot, prendibile.
giocando una grande finale, Marta Margaritelli, sono in un momento ovviamente di grande forma. 7-8 Margaritelli al servizio. Lupo. Salta il contrattacco, la difesa di Margaritelli. Non c'è nessuno, ma casellato, esce prontamente da muro. Cutshot che danza sul nastro, anche questa palla di Margaritelli, si lotta ancora, cerca ma non trova il money out di Margaritelli. Lupo gioca su casellato, lì ancora net, c'è più nessuno che va a muro, saltare tutti gli schemi, la difesa alta di Lupo, casellato di seconda, non chiude, Marta non ce la fa più neanche a saltare, lo shot la prende Lupo, la manda di là, net e la palla non cade, incredibile, 8-8. Sono stremati, 4 bici. Lupo. Lungo linea c'è Margaritelli. Poi la picchia forte sulle mani di Casellato. 9-8. Tornano avanti. Margaritelli sul Lupo, ormai si decide di andare su giocatore più esperto, picchia forte, dice dentro, bravissimo Margaritelli, grande sportività, 9 pari. Va casellato al servizio. Lupo, ancora una linea lì dove non può arrivare nessuno, 10-9, giocatore infinito, ma veramente tanto tanto onore anche a Marta Margaritelli, stanno lottando su ogni pallone come leoni, partita spettacolare. Casellato al servizio, Margaritelli. Passa al muro, il casellato come può, arriva Lupo di gran carriera di prima, Margaritelli fa il Lupo e arriva il decimo punto, 10 pari e cambio campo. Marta al servizio net, ancora sul Lupo. Stata di Tommy è precisa, casellato, crossover di Lupo che torna avanti, 11-10. Marta si alza, picchia forte, la palla va out, attenzione, 12-10, momento importante del set della partita, piccolo break, hanno finito anche i time out. Lupo, Marta, la piazza lì dove non c'è nessuno, 11-12. Grazie.
gruppo. Picchia forte il muro di Marta, 12 pari, infinita la partita. Margaritelli al servizio. Lupo picchia lì, forte nella zona di conflitto tra muro e difesa, realizza il punto numero 13, si va al cambio campo. Stremati, giornata infinita. Casellato al servizio, Margaritelli. Manda out, attenzione, 14-12 match point, attenzione. C'è fino alla fine, dice Marta. Casellato al servizio, la picchia lì, Marta la tiene. Hesitation, Marta annullata la palla match, 13-14, ne hanno un'altra, Lupo Casellato. Marta al servizio. Marta al servizio sul Lupo. Palla alta, vediamo Lupo che fa, la picchia, Marta a difesa. Poi spara tutto braccio Marta. Cosa ha fatto Alessandro Marta? Break contro break, annullate due palle match e 14 pari. Marta al servizio. Ma ancora sul Lupo. Lupo, Margaritelli la tiene sull'uscita. Come può Marta? Con le nocche. C'è la difesa di Casellato che chiama una palla aperta. Mani ma non out. Margaritelli al centro del campo di gran carriera. Marta la manda di là. Non c'è nessuno a muro. Ancora Lupo. Margaritelli. Passa a contrattacco sul Lupo di prima. Adesso è quasi un bagherone senza muro. Margaritelli, la difesa di Lupo con le nocche, non ci arrivano. 15-14, terza palla match, infinita la partita. Un'altra ora e 20 di gioco. Totale due partite, stiamo parlando di 2 ore e 40. Lupo al servizio. Annullata questa terza palla match. Cambio campo. Margaritelli al servizio. Lupo, alzata per Casellato. Margaritelli la tiene ma la manda fuori. Allora è 16-15, quarta palla match. Nelle mani l'avversario di Tommy Casellato. Margaritelli la tiene ma la manda fuori. Allora è 16-15, quarta palla match. Casellato non riesce a tenerla. 16 pari. Thank you.
Marta al servizio. Sul lupo. Picchia forte, ma c'è ancora la difesa di Marta. Casellato, l'alzata sul lupo. Margaritelli come può, poi si toccano i due. Contesa, si ripete, giusto. Il 16 pali, una palla contesa. Marta al servizio sul lupo. Alessandro Marta, ennesima difesa sul lungo linea, lupo ci arriva, Tommaso la deve mandare di là, Casellato, allora Margaritelli passa lui al contrattacco con lo shot, lupo infinito, sta andando ovunque, lupo 17-16, sono praticamente qui 5 le palle match, tutti con le mani sulle ginocchia, non riescono più a respirare, non ce la fanno più. Lupo al servizio. Va Lupo su Marta. Shot line, palle out. 18-16, si conclude il terzo set, vincono Lupo e Casellato, questa terza tappa del Vive Banca BBC Italia Tour 2022 qui a Maccarese, una sfida infinita, 2 ore e 40 di gioco per entrambe le partite, 21-19, 17-21, 18-16, una maratona infinita. Grazie a voi tutti che ci avete seguito, gli applausi va ovviamente alle 8, le 8 squadre e alle due coppie di finale che stremate, però si danno il 5, si abbracciano, insomma veramente una maratona. Da parte mia Gianluca Scarlato è tutto, a risentirci sui canali di YouTube delle BBC direttamente da quella di Cervia. Buona serata.